Sì, senz'altro. Noi il 30 ottobre scorso abbiamo proclamato uno sciopero con tutte le sigle sindacali, CGL, CISL, UIL, SNAS, GILDA. E subito dopo poi c'è stata, diciamo, una defiance da parte delle altre sigle sindacali, e che ha portato poi, diciamo, a un compromesso. Nel senso che i tagli che oggi derivano, e noi verifichiamo e verificheremo nei prossimi giorni, sono anche il frutto di quel compromesso, di aver firmato, diciamo, un contratto a perdere per i lavoratori senza neanche giustificare, diciamo, risorse in più per la scuola. 5.100 posti in meno in Regione Campania. Io credo che non siano i dati che sono emersi stamattina sulla stampa. Le decurtazioni dei docenti, del personale ATA, arriveranno ad oltre 800 posti in provincia di Avellino, e questo solo nel breve periodo, perché da settembre poi ci saranno da versare lacrime. E questa è una cosa che sconvolge un po' il mondo della scuola, perché saremo costretti nella provincia di Avellino a dismettere proprio plessi scolastici, cioè la scuola così come la conosciamo, diciamo, non la ritroveranno più i nostri alunni e le nostre famiglie, né i docenti. Abbiamo tanta scelta con una vastissima esposizione su più livelli. Euromobili della Pia, ad Avellino Est, adiacente casello autostradale della Napoli-Bari.